Eccoci, bentornati a tutti, bentornati sul mio canale I Tarocchi di Titti. Un bacio grande a tutti, ben ritrovati. Allora, oggi nuovo interattivo, stesa unica quasi personale, però vi ricordo che le energie sono tante, quindi se il messaggio arriva ben venga, altrimenti lasciate andare. Non fatevi calzare per forza quello che vedete che non appartiene a voi, ok? Allora, volevo ricordare anche a tutti che sono presente sul canale di TikTok. Tra l'altro, chi non l'ha ancora fatto, chi non lo avesse fatto, potete iscrivervi anche qui sul canale I Tarocchi di Titti e azionare la campanellina così ogni qualvolta io pubblicherò un video vi arriverà la notifica. Oggi volevo preparare questo interattivo insieme a voi, andando proprio a chiedere attraverso le nostre carte, le mie carte, questo bellissimo titolo. Questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente? Naturalmente abbiamo anche tanti maschietti che ascoltano gli interattivi, i miei video, quindi vi chiedo gentilmente di girare, la variante a modo vostro. Allora, iniziamo questo interattivo. Preparo il mazzetto insieme a voi, la variante. Naturalmente, se è una parte che vi rimane scomoda a livello di tempo, mandate avanti sotto il video. Quando apparirà la stesura delle prime carte, iniziate a seguire la lettura. Ok? Allora, iniziamo a tirare giù gli oracoli innanzitutto per vedere questa persona come sta in questo momento, perché gli oracoli ci rispondono proprio sulla domanda, ma la domanda naturalmente questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente o a se stesso, lo vediamo con i tarocchi, gli arcani maggiori, le sibille, eccetera, eccetera. Invece l'oracolo, proprio andiamo a porre la domanda proprio all'oracolo. Questa persona come sta in questo momento? Questa è voluta cadere, l'andiamo a considerare, ne dovevo prendere due, a questo punto ne prendiamo una sola, un'altra perché quella è caduta da sola. Poi andiamo a prendere le sibille delle Normande, poniamo anche a loro questa domanda. Questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente? Naturalmente, durante l'interattivo, se ritengo opportuno approfondire qualche carta che non mi è chiara, andrò ad approfondire inserendone altre. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, adesso andiamo a sviluppare poi, no? Sappiamo che le sibille delle Normande ci danno un messaggio diretto, molto esplicito. Esempio, sta viaggiando, è innamorato. Non è fedele, invece i tarocchi vanno proprio a scovare dentro la domanda e riescono spesso e volentieri a tirar fuori proprio la storia, o di questa persona o di questa situazione. Quindi facciamo la domanda anche ai nostri tarocchi. Questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente? Spacchiamo e iniziamo a tirar giù. E qui ci siamo. Poi andiamo a strutturare
Eccomi, stranamente avevo lasciato da parte la mia candelina con i miei fiorellini, ma non l'avevo accesa. Perdonatemi, ma sapete che la candela per me ci deve essere sempre. Quindi, adesso andiamo a chiedere invece agli arcani maggiori, questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente, ma gli arcani maggiori dovrebbero indicarci chi è questa persona. Tiriamo giù due arcani maggiori che riguardano voi che ascoltate l'interattivo e due arcani maggiori per vedere chi è questa persona. E se sta riuscendo ad ammettere a se stesso chi è veramente. Quindi, due arcani maggiori li andiamo a scegliere per vedere le vostre energie e due arcani maggiori per vedere chi è l'altra persona. Fondo del mazzo degli arcani maggiori che già ci indicano volendo. Non è detto, però ve lo faccio vedere comunque, c'è il matto, già un'energia segno dell'ariete, iniziamo già a percepire di che cosa stiamo parlando. Non è detto, però andiamo poi a valutare bene. Allora, iniziamo a vedere chi siete voi, mettiamo qui il fondo mazzo, lo lascio qui da una parte degli arcani maggiori, andiamo a vedere voi. Chi siete? Abbiamo la ruota della fortuna e il mondo, due arcani bellissimi. Ok? Qui parliamo di voi che state guardando l'interattivo. Siete donne o uomini, segno sicuramente Cancro mi esce attraverso il carro e il mondo, il Capricorno. Non è detto di questi segni perché potrebbero essere dei segni solari, degli ascendenti o dei segni lunari. Quindi adesso qui vediamo un'energia che appartiene a voi che state guardando l'interattivo attraverso il carro. Vedo una donna o un uomo molto determinata in un qualcosa che deve realizzare attraverso la carta del mondo. Infatti l'arcano maggiore del mondo, come noterete, ha proprio lo zero, che è diciamo, il plusultra degli arcani, proprio che indica il completamento, no? La realizzazione piena, un trionfo. Quindi qui abbiamo voi, energia maschile o femminile, che state guardando il video, che proprio in questo momento state effettuando con determinazione uno sviluppo, un successo, quindi vi state muovendo verso la conquista di una realizzazione piena e quindi di un completamento al momento della vostra vita. Ok? Quindi qui parliamo di persone che probabilmente hanno ricevuto una chiusura di un ciclo e che adesso si sentono trionfanti, vi sentite persone che hanno necessità di trionfare per realizzare in maniera piena questo completamento, questa realizzazione. State in questo momento attivando con determinazione proprio lo sviluppo, il progresso, la conquista. Siete delle persone che mi venite sì da una chiusura di un ciclo, potrebbe essere anche karmico, questo lo dico sempre quando esce la carta del mondo, ma è anche un arcano che indica che vi trovate in un'energia al momento di trionfo, di realizzazione piena, di completamento. Quindi questa carta ha un duplice significato, sicuramente vi trovate in questa situazione di trionfo, vi sentite trionfanti, maschietti anche voi, quindi qui troviamo voi che ascoltate questo interattivo, uomini o donne, persone,
determinate nell'andare avanti, nell'effettuare questo movimento per sicuramente ottenere una conquista e realizzare attraverso un trionfo un qualcosa, mi viene da pensare, della vostra personalità o di una situazione che avete in mano, ok? Quindi l'energia di voi che state ascoltando l'interattivo adesso è questa, quindi abbiamo, vi ripeto i segni, ma non prendeteli alla lettera, perché queste sono tante energie, quindi abbiamo il Capricorno riferitosi alla carta dell'arcano del mondo, ok? E poi abbiamo attraverso la ruota, scusatemi, della fortuna, io fino a mo ho parlato del carro, ma invece è la ruota, comunque abbiamo detto le stesse cose che servono, cioè che erano da dire nella ruota della fortuna, ma l'ho chiamato carro. Comunque qui abbiamo la ruota della fortuna, segno del Sagittario, quindi Sagittario e Capricorno, le energie di voi che ascoltate l'interattivo. Invece, chi è questa persona? Questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente, a se stesso? Vediamo chi è. Abbiamo il Papa e la Temperanza. Allora, il Papa, segno del Toro, quinto arcano, degli arcani maggiori, è il Papa è una persona, come viene vista anche, no? Nella religione, se uno di voi è credente in questa religione, perché ci possono essere persone più tipi di religioni, più tipi di credenze, però per quanto riguarda la nostra religione, almeno la mia, il Papa è una persona che comunque ha un qualcosa da insegnare, che deve insegnare? Deve insegnare la religione, deve insegnare il credo, ok? Poi magari nelle altre religioni c'è il Buddha, c'è eccetera eccetera, ma in questo caso negli arcani maggiori il Papa si riferisce ad una persona segno del Toro, quindi qui stiamo guardando le energie dell'altra persona che abbiamo fatto la domanda al nostro video, al nostro interattivo, un uomo o una donna con delle energie, magari è anche un insegnante, potrebbe essere, o potrebbe essere colui o colei che ha insegnato a qualcuno, magari anche a voi, un qualcosa di prezioso che avete fatto. Comunque, scrigno di un'esperienza, di un qualcosa che avete ricevuto da questo Papa, e è anche una persona, un uomo, una donna che crede nelle tradizioni, il Papa, una persona che ha delle regole, che le rispetta, rispetta i legami, rispetta il matrimonio, ok? Quindi qui mi viene da pensare che sia l'energia di una donna o di un uomo, segno del Toro, ma una donna o un uomo sposato o sposata, ok? Quindi crede in queste tradizioni, insegna anche magari ai suoi figli, se ne dovesse avere, anche la tradizione di cui lui o lei è legato o legata, quindi del matrimonio, e quindi crede in queste regole, no? In questi legami. Potrebbe essere anche un insegnante, dicevo, no? Perché? Perché il Papa è questa figura autorevole, no? Ma una persona che è comunque tutta di un pezzo. Come lo vediamo il Papa? Che non si scuce mai, che sta sempre lì tutto impettito, fermo, di una certa compostezza, no? Il Papa. Però che dice? Dice anche che le energie di questa persona fanno parte anche, o la sua personalità, della temperanza. Che abbiamo un arcano molto bello, segno del Sagittario,
qui, quindi abbiamo il Papa segno del Toro e la Temperanza segno del Sagittario, abbiamo un arcano che tende ad essere una personalità molto calma. Finalmente oggi in questo interattivo stanno uscendo delle energie diverse da settimane passate, che uscivano sempre arcani maggiori molto un po' particolari, ok? Quindi qui abbiamo questo uomo o donna che crede nelle tradizioni, nelle regole, nei matrimoni, nei legami, no? E devo dire che qui esce proprio la Temperanza, quindi un uomo o una donna tranquilla, calma, che ha molta pazienza, tende ad avere anche molto equilibrio nella coppia, se c'è stata, ok? E già dagli arcani maggiori qui percepiamo una persona, ripeto, grande, già grande, perché vedete che il Papa è illustrato proprio con dei barbetta bianca, quindi qui abbiamo una persona adulta, già matura, che abbiamo superato i 50 anni, insomma la mezza età l'abbiamo passata, ma un uomo molto calmo, riflessivo, che deve comunque anche tende a calmare delle situazioni, che è tranquillo, che ha pazienza, deve comunque anche avere un certo equilibrio. Quindi vedete qui la Temperanza come è illustrata, questa donna che versa dell'acqua in una caraffa e la rimette nell'altra, quindi bilancia un pochino, no? Tipo l'arcano della giustizia, che è simboleggiato da questa bilancia, per esempio. Quindi un po' prende, un po' toglie, un po' butta, un po' prende, fa questo, fa, ok, con la Temperanza. Quindi qui abbiamo capito attraverso gli arcani maggiori di chi stiamo parlando. Abbiamo aperto questo interattivo vedendo chi siete voi e chi è questa persona. Ma la domanda proprio la poniamo alle nostre carte dicendo: questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente? Quindi andiamo a vedere proprio per ammettere a se stesso o a se stessa chi è veramente, qualcosa è accaduto. Quindi andiamo proprio a chiedere all'oracolo la domanda: che cosa è accaduto a questa persona? Ed è uscito l'oracolo 46 e l'oracolo 28. Guardate che belli questi oracoli, adesso andiamo a interpretarli. Allora, l'oracolo 28 dice costruire palazzi, vedete? Ok, e invece l'oracolo 46 parla di una rigenerazione. Allora, come noterete, l'illustrazione proprio di questi oracoli, qui il numero 28, costruire palazzi, indica proprio una donna o un uomo, però l'immagine questo ci fa vedere, una donna o un uomo che sta costruendo un qualcosa, dove è arrivato o è arrivata all'apice. Adesso io la sto interpretando a modo mio, ma poi andiamo a leggere proprio il significato dell'oracolo numero 28. A proposito, questo numero potrebbe essere familiare, non so, magari una data, comunque è uscito l'oracolo 28 e il 46, ok? Possiamo vedere anche il numero 10 che si ripete sommando entrambi gli oracoli, guardate, 28, 8 più 2, 10, 6 più 4, 10, ok? Quindi magari c'è una data che vi accomuna in qualche compleanno, circostanza che magari vi siete conosciuti il giorno 10 con questa persona. Comunque, naturalmente l'interattivo si volge per quanto riguarda i sentimenti, ma voi sapete qual è la vostra chiave, quello che state cercando, quindi potrebbe essere anche questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente, anche un datore di lavoro. Non è detto che sia necessariamente una lettura volta verso i sentimenti, però da qua insomma vediamo già un pochino. Allora, costruire palazzi, la domanda che abbiamo posto
gli oracoli sono attraverso la domanda questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente, come sta questa persona in questo momento. Sta costruendo palazzi, magari è una persona che fa un lavoro manuale oppure sta cercando di rigenerarsi. Quindi guardate l'oracolo già come ha risposto, come sta questa persona, probabilmente sta ammettendo a se stessa chi è veramente, si sta rigenerando. Vedete come rispondono gli oracoli. E l'altra, costruire palazzi. Quindi andiamo a vedere prima l'oracolo numero 28 e andiamo a leggere il suo significato. E poi andremo comunque ad ampliare con i tarocchi e le sibille delle normali. Allora, costruire palazzi. Come sta questa persona? Si rende conto di aver costruito delle solide fondamenta, ha fatto sì un ottimo lavoro, ok? Però ci dice anche che questa persona sta richiamando dei nuovi rapporti nella sua vita. Che cosa sta facendo? Sta cercando di tirare fuori da se stesso o da se stessa l'onestà e la modestia. E sta cercando in questo momento di buttare giù delle basi per attivare un legame più solido. Quindi questa è una carta proprio che ci spiega che questa persona sta cercando di buttare le basi per instaurare un rapporto più solido con voi che guardate l'interattivo. Poi andiamo a vedere con i tarocchi che cosa esce. L'oracolo numero 46 invece, rigenerazione, al momento abbiamo chiesto agli oracoli come sta questa persona. Allora sta cercando di consolidare questo rapporto mettendo delle basi solide attraverso il costruire palazzi, no? Questo oracolo dice, ma nel caso della rigenerazione come sta? Sta cercando di rinascere, vuole avere delle altre opportunità, presumo con voi, e dice... Il mondo si fonda su legami e rapporti. A prescindere da qualunque perdita abbia subito, o sta subendo ora, la morte e la fine sono solo illusioni. C'è vita dopo la morte e amore dopo la perdita. Allora, guardate come si legano questi due oracoli. Qui sta cercando di rigenerarsi e sta pensando, questa persona, di costruire delle basi solide per poter riavvicinarsi verso di voi. Qui vedo una personalità buona al momento, anche dagli arcani maggiori. Ma vedo voi attraverso le vostre energie che invece venite da una chiusura di un qualcosa di vecchio, di un completamento, e adesso siete pronti a realizzare o a trionfare un qualcosa che sta arrivando. Quindi, questi due oracoli sono semplicemente la risposta di quello che siamo andati a chiedere. Abbiamo chiesto come sta questa persona, si sta rigenerando, sta cercando, quindi mi viene anche da pensare che probabilmente è distante da voi in questo momento,
sta cercando di rigenerarsi e sta anche pensando come poter mettere delle basi più solide sul vostro rapporto. Adesso andiamo a vedere invece se questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente attraverso le sibille delle Normanda. Andiamo a leggere proprio innanzitutto qui che cosa è accaduto. Adesso ve le inquadro tutte, fatemele stendere prima, ok. Allora, questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente. Qui vediamo una dama numero 29, anche l'11 potrebbe essere un numero che vi può appartenere. La dama è una donna che guarda i ricordi, quindi guarda un qualcosa da lontano che ha lasciato. Qui questa sibilla, questa carta qua, mi indica proprio e mi dà la certezza adesso delle vostre energie attuali, proprio attraverso questa chiusura di questo ciclo, questo completamento, adesso vi sentite di trionfare. Qui c'è stata tanta sofferenza per questo distacco, perché qui vediamo che vi siete allontanate voi che state guardando l'interattivo. Perdonatemi maschietti, parlo rivolta quasi sempre al femminile perché mi viene normale, però voi fate bene come girate voi, per la vostra situazione. Quindi qui vediamo proprio una donna che sta osservando dall'alto quello che ha lasciato, quindi probabilmente qui siete state voi ad allontanarvi da questo Papa, e nonostante abbiate preso la scelta voi di allontanarvi, c'è stata comunque tanta sofferenza. Qui vedo nella sibilla numero 20 proprio tanta sofferenza. Siete spesso tornate o tornati nel luogo dove vi siete conosciuti, no? Qui abbiamo un bel giardino, una fontana, e vedo chine in questa immagine la dama che piange e riversa sulla fontana. Vedete? Quindi qui è come se rifiorissero ogni volta che vi recate in quel luogo dove vi siete conosciuti. Adesso qui viene illustrato come un parco, una zona all'aperto, però insomma spesso passate o avete passato più volte del tempo dove vi siete conosciuti, e questo vi reca o vi ha recato molta sofferenza. Perché? Perché siete state coscienti o siete stati coscienti di aver avuto vicino una persona leale, fidata, ma diciamo che fedele più che altro, perché qui abbiamo il cane, la carta del cane è proprio la fedeltà, no? Però attraverso le stelle c'è stata anche la speranza e il desiderio da parte vostra di realizzare o di risolvere una situazione che però non ci siete riuscite. Quindi qui probabilmente c'è stato un allontanamento con questa persona, dove al momento si trova in una condizione che ha la necessità di rigenerarsi attraverso l'oracolo, dice ho bisogno di rigenerarmi, ma ho costruito veramente tanto con questa persona, quindi con voi, e dice dovrò riuscire a tutti i costi a consolidare delle basi più solide per farla tornare verso di me. Ma qui vedo due carte che non mi piacciono, adesso ve lo dico perché le ho viste qui giù. Abbiamo la torre e l'orso, qui abbiamo una donna che sì,
dispiaciuta, ha sofferto per questo allontanamento, sicuramente ricorda la persona che aveva fedele vicino, no? E quindi attraverso le stelle ha avuto fino alla fine, prima di prendere questa decisione netta e chiudere questo ciclo, ha avuto la speranza e il desiderio di risolvere questa situazione. Quindi avete avuto proprio la dedizione di combattere fino alla fine per far restare in piedi questa relazione. Qui mi viene da pensare anche un matrimonio, perché il Papa è colui comunque che tende a credere nelle tradizioni e adora queste regole, quindi le sposa proprio queste regole, questi legami, questo matrimonio. Quindi che succede però? Che a un certo punto qui avviene la rottura, ok? Avviene la rottura attraverso la torre, una situazione, un progetto che va in crisi, una destabilizzazione, una rivelazione pure, un qualcosa che si è venuto a scoprire che distrugge questa relazione. Da prima che era un cane, questo Papa, quindi un cagnolino affettuoso, noi sappiamo che i nostri cagnolini non ci trattano mai male, non hanno modo di dirci, no? Perché mi ha lasciato solo, perché non mi fai le carezze, non ce lo dicono, quindi neanche ce le chiedono. Quindi qui abbiamo proprio una persona buona all'inizio, buona, ma successivamente io vedo che la rottura è avvenuta perché probabilmente questo cagnolino è diventato un orso. L'orso, qui parliamo di una personalità che tende ad avere degli scatti d'ira, che ha delle ferocità caratteriali che a volte possono anche diventare pesanti, e quindi qui diciamo che posso anche capire che la vostra sofferenza nel lasciare andare questa persona è stata dura, lo vedo proprio da queste prime tre carte, attraverso anche le stelle, 4, proprio qui c'è stata la rottura. Quindi qui questa persona sta mettendo a se stessa chi è veramente, sì, lo sta capendo attraverso il 2 qui. Questa è una carta di pentimento, che si rende conto di essere stato un orso e di aver distrutto questo. Infatti adesso ha la necessità di rigenerarsi, di costruire delle basi più forti, adesso andremo a vedere come le vuole costruire attraverso i tarocchi, e dice: l'ho ferita, la frusta, e tutto ciò che l'orso ha creato a questa dama. Proprio il dolore ha infranto e ha lasciato dei segni indelebili, spero non fisici, ma parliamo qui dei segni di sofferenze, no? Sofferenze psichiche, sofferenze che, ecco, e qui abbiamo una persona che di punto in bianco è una persona tranquilla attraverso la temperanza. Ci abbiamo un Papa che vuole stare lì e stare calmo, tranquillo, c'ha pazienza e equilibrio, ma esce fuori di punto in bianco l'orso. Quindi persone sempre molto calme, che però quando parte l'embolo, qui esce proprio la personalità più feroce che ci sia. Quindi diciamo che qui vedo che da parte vostra, che state ascoltando l'interattivo, c'è stata anche una grande sofferenza. Perché? Perché mi sembra di vedere che c'è stata anche una costrizione da parte vostra nell'allontanare questa persona, dovuta proprio da questo carattere che tende ad essere molto aggressivo. Quindi si fa vedere un Papa, una persona che tiene alla famiglia, tiene ai matrimoni, tiene alla donna che ha vicino, ma poi magari dentro casa o tra voi due c'erano comunque dei litigi molto ma molto forti. Ok? Adesso andiamo proprio a chiedere: questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente?
Allora, si sente in colpa attraverso il 5 di coppe, si sente in colpa, dei rimorsi, si sente deluso o delusa. Arriverà per questa persona il giudizio, eh? Il giudizio, stiamo parlando anche di una purificazione, eh? Il giudizio è un arcano maggiore che deve avere una rinascita, eh? Deve uscire da questa dipendenza. Allora, guardate, l'arcano del diavolo è uscito in concomitanza con l'orso. Guardate. Quindi qui parliamo di una personalità, sicuramente il diavolo Capricorno, ok? Il segno del Capricorno, ma abbiamo un tentatore. Infatti è un arcano, il diavolo, che richiama il Papa. Perché? Sì, è vero che il diavolo viene visto come un tentatore e il Papa è colui, no, che ha delle tradizioni, crede nelle regole, nel matrimonio, dei legami, ma vi spiego la somiglianza. Allora, il diavolo è un tentatore, ma il diavolo è anche colui che fa un esame, fa un esame alle persone che si trova di fronte, quindi una sorta di lastra il diavolo. Il diavolo osserva, guarda, dice, ok, dentro di sé, questa è una persona che io tranquillamente all'inizio posso farmi vedere come un papa, come un cagnolino, no? Ma poi dopo esco fuori realmente quello che sono io e così la lego a me attraverso delle dipendenze. Quindi qui probabilmente vediamo una personalità, anche una doppia personalità, cioè si fa vedere come un papa ma successivamente vive di dipendenze e vive di anche situazioni che poi lo portano a diventare anche aggressivo se non viene rispettato, eh? Quindi che cosa questa persona sta ammettendo a se stessa che è veramente certo? Sta capendo di aver avuto dei rimorsi, delle delusioni, si sente in colpa, è arrivato il momento del giudizio perché si rende conto di quello che vi ha creato, eh? Il giudizio è anche un arcano, dicevo, molto forte. Perché? Perché è un qualcuno dal passato che torna come arcano maggiore, ma è anche un arcano che indica proprio la rinascita, quindi sta cercando di rigenerarsi, attraverso l'oracolo, vuole costruire delle basi più solide prima di rivenire, diciamo, verso di voi, di ripresentarsi verso di voi cercando proprio la rinascita di se stesso. Quindi vediamolo anche come un giudizio, universale, diciamo, che le forze supreme lo stanno aiutando a capire quello che ha fatto. Infatti questa persona sta ammettendo a se stesso chi è, vede proprio quello che ha fatto, riuscirà ad avvicinarsi a voi, con il desiderio di realizzare nuove cose con voi. Quindi come se dicesse proprio, ho capito, sto ammettendo chi sono stato, è vero, o stata, però ora ho la necessità proprio di... proprio il desiderio di realizzare un nuovo inizio insieme a te, ok? E quindi di essere felici. Qui vedo voi sotto la dama che vi siete allontanate, attraverso il 6 di spade. Ricordiamoci sempre che i segni d'aria, le spade,
la spada è anche un'arma, no? Quindi diciamo che vi siete allontanate anche un po' dure, un po' anche sulla difensiva, questo. Quindi allontanate sì, ma sofferenti e anche molto combattive, perché ricordiamo sempre, mi ripeto, che la spada, segno d'aria, è sempre un simbolo, è un'arma, no? Poi alla fine viene vista proprio sui tarocchi come un'arma. Quindi sì, vi siete allontanate, questa è una carta del passato, ma queste sono le sue intenzioni. Dice: io mi sento in colpa, ho dei rimorsi, devo attivare, probabilmente il divino sta cercando di far ragionare questa persona attraverso il giudizio universale anche su se stesso di quello che ha combinato, e vedo proprio che sta ammettendo assolutamente le sue colpe, tutto quello che ha effettuato. Mancavano altre due carte e qui abbiamo il tre di denari, che indica proprio un incontro che ci sarà nell'ammettere tutto ciò che sarà la sua lealtà. Quindi metterà, verrà anche un pochino a difendersi, perché parte già prevenuta questa persona nel comunicare verso di voi, venendo verso di voi, e viene a comunicare in maniera anche un po' difensiva, no? Perché sa quello che ha fatto. Ma come sta adesso? Ha bisogno di rigenerarsi, e dice attraverso il tre di denari, questa è una carta proprio, il tre di denari che indica, allora il denaro è la stabilità, quindi ci sarà questo incontro, perché il tre di denari indica proprio una sorta di riunione, ve la faccio molto ristretto come significato, un incontro dove proprio necessita di realizzare questo nuovo inizio, dando stabilità a questo rapporto. Quindi questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente. Voglio andare ad ampliare un attimino qui l'arcano del giudizio, perché non mi è chiara vicino al diavolo, aspettate un attimino, chiediamo perché carta del giudizio, perché nella domanda questa persona sta ammettendo a se stesso chi è veramente. Andiamo a capire di più sulla carta del giudizio. Eh sì, perché qui ecco ci confermano di nuovo le spade, quindi i segni d'aria, gemelli, bilancia, acquario. Qui abbiamo proprio una persona che si è sentita sola, ha dovuto superare degli ostacoli attraverso, mi viene da pensare, anche a questa rigenerazione che sta attuando. Prendiamone un'altra, e infatti ecco ci ha risposto. Qui abbiamo proprio l'asso di spade, che è proprio ora si sente forte, ammettendo chi è veramente, ha visto proprio chi è veramente, adesso ha attuato questo cambiamento attraverso la sua rigenerazione, avendo forza e giustizia in quello, nei suoi obiettivi, che saranno quelli di recarsi verso di voi. Ecco, vedete, e qui abbiamo proprio la felicità, la stabilità, l'asso di denaro, toro, vergine, capricorno. Qui abbiamo anche i segni, segni di terra e segni d'aria. Ripeto, toro, vergine, capricorno e gemelli, bilancia, acquario. Quindi qui abbiamo proprio, sì, questa persona sta ammettendo a se stessa chi è veramente, anche chi è stata, ed ora necessita di tornare verso di voi per creare e dare quella stabilità, ma combattendo, combatterà per avvicinarsi a voi. Allora, adesso, bella, bella, bella questa lettura. Adesso andiamo a vedere invece gli angeli che consiglio vogliono dare a voi che guardate l'interattivo. Spero che l'interattivo vi sia piaciuto.
Bella, parlava proprio chiara, questo un pochino le energie sono cambiate, a differenza anche per 2 settimane di seguito abbiamo trovato le energie sempre le stesse, ragazzi, eh? Allora, questa persona sta ammettendo a se stessa o a se stesso chi è veramente, quindi un consiglio gli angeli vogliono darvi. Vediamo che tipo di consiglio gli angeli vogliono dare a voi. Chiedi aiuto agli altri, dai retta alle tue intuizioni. Ci sarà una guarigione. Naturalmente, per quanto riguarda la guarigione, a livello di salute, voi sapete che io non tratto questi argomenti, quindi qui gli angeli proprio vogliono indicarvi che ci sarà una guarigione proprio anche per voi, no? Che probabilmente uscirete da questa situazione attraverso questa persona che vi raggiungerà ammettendo prima a se stesso o a se stessa chi è stata veramente o chi è attualmente questa persona, riconoscerà i propri errori, ok? E si recherà verso di voi avendo proprio dando a voi la stabilità e nel creare un rapporto sicuramente più solido di quello che è stato. Quindi questa persona la troverete cambiata, la troverete sicuramente volta al cambiamento, alla svolta, per poter dirigersi verso di voi, deve farsi vedere che comunque questo cambiamento lo ha attivato attraverso una rigenerazione. Ok? Allora, io vi mando un bacio grande, mi raccomando, vi aspetto nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, vi aspetto al prossimo interattivo, mi raccomando, un bacio grande a tutti. Dalla vostra Titti, ciao ciao!